Sbregafioi, quel Masseo. Oggi siamo tornati sul canale con il cazzo di Reddit. Ogni lunedì, da 2 anni a questa parte, se non quasi 3, facciamo Reddit ogni lunedì. Potete metterci dentro quello che volete, clip, montaggi video, le vostre fan art. È gratis, il link lo trovate in descrizione, potete joinarlo. Mettere le vostre creazioni, le vostre robe, io ci faccio il content. Ogni lunedì, reaction. A farlo vivere quel Reddit è incredibilmente difficile. Settimana scorsa è andato benino. C'era più content, c'era più groda, quindi fortunatamente siamo riusciti a tirarne fuori anche un videino. Reddit ogni lunedì sul mio canale Twitch. E il lunedì dopo su YouTube. Comunque, level up, level up, level up. C'è il 30% di sconto con il mio codice, quindi il Masseo. C'è la Bundle Week, quindi Bundle Week, c'è il mio bundle, Golden Fruits e Burning Feeder. Due gusti devastanti, sempre consigliati, sempre belli, sono la mia top 3 questi. E poi c'è Jungle Juice, ma non si può fare un bundle da 3. Codice sconto, ripeto, il Masseo 30% di sconto. Io, fossi in voi, ne approfitterei, anche perché dopo non so quanti sconti grossi ci saranno. Ragazzi, io vi rinnovo l'invito. Venite su Reddit, su Reddit. Si fa sta reaction, bello deep. Anzi, in realtà vi dirò di più. Oggi in live si fa una bistecca grossa come una casa, nel senso che ci sono delle stronzate capitate ad altri colleghi che voglio commentare, quindi in live oggi faremo commento tecnico di queste robe, più reaction a Reddit, più reaction a YouTube. Codice sconto, il Masseo 30% di sconto. Burning Feeder non delude mai, vecchio. Devastante, buonissimo, incredibile. Vi lascio il video, beh amori, a sbrega. Via. Ogni lunedì, sai, su Reddit caricate quello che cazzo volete, le clip, video, montaggi, fan art, quello che cazzo volete, ogni lunedì sul mio canale. Ma tu sei quello famoso dei tuoi, ma tu fai Twitch, sei quello che dice le parolacce. Allora, tanto vi dico una cosa. Sei tu? Tu sei quella che non può cazzo. Back it up, back it up. Ci pensa, mega nigga, back it up. Ci pensa, Duino. Ma povero Gianmarco Tocco. Gianmarco Tocco. Ma non sai il dramma. Come t'ha insultato? Di brutto, ma tantissimo, pesante proprio. Ah sì, ha fatto bene. No, ha sbagliato. Secondo me, cosa t'ha detto? Sentiamo. Qua stavo per dire, secondo me ha fatto bene. E sapete perché? Perché avevo già visto la clip. Ma chi è questo tizio? Schifo. Questo ragazzo. Uno dei maggiori streamer italiani. Vero. Non lo conosco. Ok, bello. Dovresti capirlo. Cioè, anzi, guarda, colgo al volo l'host. A me Gaia Clerici mi fa vomitare. Vabbè. Ovvio, dai. Mamma mia. Da, puoi prendere per ste cagate. Giga chatting! Ma non è tanto quello, Ma no, con che pretesa? Manco io ho la pretesa di piacere a tutti. Stai al tuo posto. Senza Gren non avresti fatto strada. I contenuti non è che fossero chissà che cosa. Adesso ha anche quittato. E non avere la pretesa di piacere a tutti. Perché è impossibile, nel mondo è impossibile. Ci sarà sempre qualcuno che ti andrà contro. Un saluto e un bacio. Sei stato puntato, che fai? So che tu stai guardando questa stream. So che tu stai guardando questa stream. Mandami il culo. Adesso. Mandami il culo. Mandami il culo. Io do crop. Animali che mi piacerebbe cavalcare. Sono una bestia che diverso. Coco de wa! No, quello non. Sei Gabriele D'Annunzio. Mi succo il cazzo da solo! Meme acculturato questo, meme acculturato. Pure. Ma di che anno è sta clip? Oh, io... Quando vedo una live di Voghelita. Non promette bene sta roba. Oh, io... Ma che schifo! Sembra veramente uno stronzo enorme.
Manuela, ma che ci facevi da fashion blogger ieri? Buonasera maestro, potrebbe fare un caloroso saluto al mio amico Michele Tulullio? Sarei molto grato. Saluto al mio amico Michele Tulullio, sarei molto grato. Sì, un grosso saluto a Michele Tulullio da parte mia e di City 1566. Despacito, sì, siamo sul despacito. Un saluto a Michele Tulullio, il prof! La soluzione è dietro l'angolo. Posso dire che questa è molto bella. Le persone che hanno paura dei pedofili devono crescere. Concedetemelo, un ghigno di merda. Ma fammi ridere, è bella questa. Bravo Albi, mi sei piaciuto. LGBT? Terminator, el coche más poderoso que ha existido. Con tracción 4x4 y dos turbomotores. Ese sí es todoterreno, las calles son fáciles. Che cazzo era? Ma che cos'è? Masseo Prime. Ma basta! Non so questo! Ma la smettete di dirmi che sono quello che danca! Non sono lui! Guarda, ma non è vero! Ma dove cazzo è? Faccio una roba del genere e muoio! Ti giuro, mi fanno troppo schifo i piedi. Come una fobia. Questo è geniale, quest'uomo. 200 IQ per farsi mandare i piedini in chat. Oh, prendete appunti, fioi, mi raccomando. Ma bisogna per forza prendere appunti, insegnare nelle scuole. Tre motivi per cui non mi ammazzo. Perderei la vita, io non perdo mai. Se mi strangolo, mi eccito. Farei un favore a tutte, io non faccio favori a nessuno. Ma che cazzo di meme sono questi? Ma da dove cazzo li avete tirati fuori? Oh, io non... Altro grande tattoo? Buba. No. Frog kill each other very cool. Ah, quella stava spiegando perché il significato del suo tattoo, eh? Arriva lui. Una rana che ammazza un'altra rana è figo. Ottimo spunto artistico. Ma cosa sta succedendo oggi? My body, my choice. Di che cosa riguardava sta protesta? L'aborto. Ehi, wo, yo, wo. Oh, me la ricordo questa. Me la ricordo questa. Piacere, hey, oh, wow. Wow. Piacere. Così oh, si chiama. Edo. Certo. Se non è, penso il mio nome. Tu, Edo, hai una buona opinione su Pietro Storti? Assolutamente sì. Su di me? Cavalcatore di meme, e creatore di un meme, esportatore di meme, fine. Cavalcatore di meme anche di ragazze. Comunque, Gren in perenne ricerca della mia approvazione. È incredibile sta roba. Asfaltare con saggezza. Ask any woman if she would choose her car over her children and she'd take the kids any day, whereas I would question a lot of men out there, quite frankly. Tracy, I can't believe what I just heard you say. There's a reason that women live longer, Mark. Let me tell you. It is because we are stronger, yes, and we are happier at the end of the day than most men. And that, yes, is factual, and you know it. When men are married to women who scream like you, they just want to die sooner. Quando gli uomini sono sposati con donne che gridano come te, scream like you, they just want to die soon. Vogliono solo morire prima. Non mi depilo là sotto da un mese. Nel profondo della foresta amazonica. Perché? Speciale, ma che cazzo? Non mi rado la topa da un mese. Parte il documentario della foresta amazzonica. Vabbè, ok. La raffinatezza di Ezio il Magnifico. Cara, le fila del fato ci hanno fatto incontrare italiani perduti e soli in Oriente. Non avvertite. Però me la ricordo sta. Il magnetismo dovrebbe essere
il Revelations questo. Avverto molte cose, messeri. Nausea innanzitutto. Quest'uomo vi sta dando noia, Sofia? Scusate, messere, ma la signora io stiamo... No! Il diavolo in persona! Vada retro! Duccio, che piacere. Fuggite, buona donna! Mettetevi in salvo! Chi era quello? Un cane. Era fidanzato con mia sorella molti anni fa. E che accadde? Il suo cazzo era fidanzato con altre sei. Ma è un... Ma è una YouTube poop o lo dice davvero? Il suo cazzo era fidanzato con altre sei. Chiedo. Io amo Assassin's Creed, devo rigiocarmeli. Porto la trilogia e più Revelation di Ezio. Tocca. Come bestemmiare con gli anagrammi? Anagrammiamo una bestemmia non molto commerciale, ma sicuramente molto raffinata, per intenditori. Cristo colera. Ma che cosa cazzo? Colera. L'anagramma di Cristo colera è lecco arrosti. Veramente? Se userete lecco arrosti, quindi la versione anagrammata, in un luogo affollato, creerete anche in questo caso un certo sconcerto tra la gente che si chiederà: ma perché lecca proprio gli arrosti e non un altro alimento? Ho creato tre famiglie, questa è la tua, non imbrogliare. Aspetta, capiamo due robe. Ah, magari clerici. Boh, va. Sorellastra, sia Anza. Vabbè. Sorellastra perché... Figlia di? Per capire, eh. Oh, no, no. Perché? Ma che famiglia è? Salviamo le api. E no, ecco i... Così! Perché? Ma cosa cazzo? Che cazzo? Come si ma sono proprio storte le api, eh. Un tizio che apre cosa? Le proteine, cosa sono? È un pitbull. Guarda che spalle. Ma veramente, giga cat. Ma che bestia era? Poeta. La poesia fa così. La poesia fa così. Se nel mondo vi fosse un po' di quel... Matteino, no! Ho voluto temperare. Che god, porco Dio, che god del tutto. Un po'. La poesia recita così. C'è un nuovo rapper in città. Ma no! Un rapper uguale a quella di tutti gli altri. Vengo da quei palazzoni là, il mio frate spaccia ancora. Comprerò una villa alla mamma, una casa alla mamma, un'auto alla mamma, un telefono alla mamma, sempre con sta cazzo di mamma. E che cazzo? Sono io, sono sempre delle madri di un schifo. Sai che c'è? Sembra schifo, si apre il compito. Mamma mia, oh! Fatti il cazzo duro e dopo entra nella stanza. Una volta per tutte, chiamati tua mamma un po' come dici Speranza. Madonna, fortissimo. Marco, auto... Ma non so io questo. I'm gonna show you what to do if someone grabs you. Step one, kick his knee. Step 2, grab her hand and pull. Oh! You need a beat and pull. Oh no. Il tuo problema. Mi dici alle 16? Mi aspetto alle 16. Stavo parlando. Se no mi dici alle 16:30. Perché mi è entrata una chiamata importante. Stavo discutendo. Ma vaffanculo la chiamata importante. Dio, adesso voglio sentire chi è che ti ha chiamato. Ciccio Gamer. Ho avuto una piccola. Ma vaffanculo. Ciccio Gamer, ma vattene a fanculo! Ma di che cazzo dovevi parlare? Te Ciccio Gamer, dai sentiamo, di cosa dovete parlare? Di così tanto aulico? Te Ciccio Gamer, che t'ha tenuto 40 minuti al telefono, sono curioso. Devo risolvere un piccolo qui pro quo. Cosa? Ma vattene a fanculo il qui pro quo. Epica litigata con il Moccia.